Sono Roccoli, buonasera. Volevo ringraziare per il fatto che mi avete dato la possibilità di parlare al microfono, siccome la campagna elettorale è ancora riaperta. E quindi per mio, come si può dire, questa è la prima esperienza microfonata, insomma, che mi piace davvero e con tanto sono emozionato. Però io sono Rocco Doria, come dicevo, candidato alla regione, sono candidato a governatore. L'avversario politico, c'è la verità, io le ho avvisato a tutti quanti, dico ubbe candidati, perché ormai non c'è niente, in qualsiasi casa, Trasi, a Riccio, a Cosenza, a Bibo, a Cusenza, tutte le parti dove Trasi, dice, per esempio tu a Demane, a che ne vuoti? Rocco Doria ormai è il più migliore governatore che ci sia, per questo le ho avvisate, tu be presentate così, evitate di spendere soldi, pure di fare campagna elettorale, che poi una campagna elettorale dovrebbe costare un centesimo, ce ne vuoi? Non soldi, ha capito che voglio dire, quindi anche attraverso le telecamere dei liberi TV ci voglio dire ai miei avversari, non vi candidate a cercare quella cosa della borra, perché tutti quanti votano Rocco Doria, il più migliore governatore che ci sia. Vabbè, abbiamo scherzato, ci abbiamo provato siccome poi ad intervistarmi da solo io certe volte non ci riesco. Volevamo parlare un po' di questa stagione che sta per iniziare, veramente la stagione è già iniziata, è iniziata maluccio, nel senso che purtroppo per questo maledetto Covid che ci sta affliggendo, gli spettacoli, diciamo che al momento ancora sono praticamente bloccati. Sì, vicini ai ristoratori, alle palestre, un po' a tutto, ma credo che il settore più penalizzato in assoluto sia proprio quello degli spettacoli. Pensate che io l'ultimo spettacolo che ho fatto, tra poco festeggio, metterò la seconda candelina, parliamo di agosto 2019, quindi tra pochissimo saremo ad agosto 2021, quindi sono due anni di fermo. Però devo dire che sembra che ci sia un mezzo spiraglio, perché pare che cominci a muoversi qualcosina, nel senso che sto ricevendo un po' di chiamate per quanto riguarda il mese di agosto. Ci auguriamo che continui così, però da quello che si sente in televisione di queste maledette varianti, ci auguriamo che purtroppo vada tutto per il verso giusto, perché se parliamo di contagi in aumento nel mese di luglio, figuriamoci quello che potrà succedere quando arriverà l'autunno, settembre, ottobre, se già si parla di chiudere nel mese di luglio. Che Dio ce la mandi buona. Si parla anche di questo Green Pass, ci mancherebbe, io non sono contrario, però diciamo che alcune cose ci tolgono un po' il respiro, nel senso che si blocca il mondo, nel senso che tu per andare a comprare un pacchetto di sigarette, perché si parla di avere il Green Pass per poter accedere nelle attività pubbliche, cioè se io devo andare a comprare a prendere un caffè devo avere il Green Pass, se devo andare a comprare un pacchetto di sigarette devo avere un Green Pass. Ci auguriamo che questa cosa venga regolarizzata in un modo che non ci crei troppi problemi. Che Dio ce la mandi buona, in bocca al lupo a tutti e speriamo di uscirne presto.